Esatto, ci sono tante altre cose positive, immagino. Ringrazio i nostri tifosi per il calore e il sostegno che hanno dato per tutta la partita. La coreografia è iniziale, cioè questo da Canna di Cali entusiasmo tutti. Noi abbiamo dentro di noi grande, chiaramente grande voglia, grande desiderio di far bene, però questo è un grande aiuto che arriva in più. Quindi sia sempre così, sia sempre un grande calore, una grande spinta, perché insieme possiamo far sicuramente bene. Quindi il segnale che ci sono tutti i tifosi oggi è un segnale molto bello, molto incoraggiante e è una spinta che è un'atmosfera che abbiamo sentito appena entrato in campo durante il riscaldamento. Quindi questa è una spinta in più, una carica in più che non è scontata, ma è sicuramente di grande sostegno per la squadra. Venendo alla partita, finalmente abbiamo vinto il terzo quarto, 21 a 13, perché era l'obiettivo un po' anche dei discorsi che avevamo fatto anche in settimana, analizzando un po' i terzi e quarti di queste ultime partite, soprattutto nel girone di ritorno. E questo è un altro segnale incoraggiante di questa partita. Dal punto di vista tecnico, voglio fare i complimenti alla mia squadra per sicuramente l'approccio che hanno avuto e per la disciplina difensiva che abbiamo mantenuto per tutta la partita. Le energie sicuramente venute a mancare un po' verso la fine e questo è un altro punto su cui sicuramente lavorare, però ecco, diciamo che la mia prestazione della squadra è stata, diciamo, buona e sono molto, molto soddisfatto di questo. Ancora abbiamo da migliorare alcune sicuramente spaziature, perché comunque l'assetto della squadra è per forza di cose cambiato, perché sono cambiate le caratteristiche individuali dei giocatori, quindi soprattutto chiaramente di debito rispetto a Reggio, un altro ha caratteristiche differenti, quindi abbiamo cercato di portare degli aggiustamenti che chiaramente desse vantaggio alla squadra e su questo dobbiamo continuare a lavorare e ad avere fiducia. Il coinvolgimento globale deve aumentare, soprattutto la circolazione di palla. È sempre detto che il fermare la palla è un vantaggio che dà la difesa e quindi è una situazione su cui dovremo ancora lavorare e migliorare per le prossime partite.